E io da bambino venivo con mio padre qui al cinema e si diceva quando si veniva qua, andiamo al cinema da Mariannitto, il suo antenato. Perché mio nonno era nato in Argentina, poi è tornato in America, gli emigranti, no, che vanno, quindi aveva un'apertura mentale un po' diversa. Quando dopo la guerra si incominciò perché lui lavorava qui, poi dopo la guerra cominciò a pensare, no? E pensò al cinematografo, che veniva dall'America, quindi portò questa idea innovativa nel paese. Allora, mio nonno iniziò dopo la guerra, nel 47-48, sia con il cinema ambulante, perché all'epoca si facevano con i piccoli camioncini, andava con questa macchina e faceva nelle piazze. E poi si acquistò una macchina nuova, questa qua che era importante, no? E mise questo cinema. Vicino a questa macchina ero così, no? Io me la ricordo, stavo così, come un cinema paradiso, poi è uguale. E quando, siccome questa macchina funziona con i... Non so se la sapete come funziona questa macchina. Non sapete come funziona? Ah, la devo spiegare. Queste due aste si chiamano carboni in gergo, ma sono delle lamine di tungsteno, cioè dei passaggi di tungsteno, no? Che praticamente devono unirsi così, vedi qua? E devono formare un arco fotovoltaico. Devono mantenere una distanza tale da formare questo fascio luminoso. E quindi l'operatore deve stare sempre attento a vedere questo. Perché altrimenti se si rompe l'arco fotovoltaico, la luce, il fascio luminoso si interrompe e non proietta più. Questi sono i biglietti originali che sono rimasti. Perché quello schermo è così? Vedi, è fatto più piccolo. Perché quello è lo schermo originale. Poi col CinemaScope, no? CinemaScope significa che fu allargato, dovettero allargare lo schermo, quindi arriva più in là. Quindi quello schermo nero è proprio quello originale degli anni 50, diciamo riprodotto, perché poi negli anni 60, 5, 70 fu imbiancato tutto perché si inventò il CinemaScope con questo obiettivo qua, che praticamente allargava il fascio e quindi lo schermo dovette essere più là. È una cosa importante, no? Un po' come... Cioè, si vedeva meglio. Ha continuato fino al 76, l'ultimo spettacolo nel 76. 71, perché poi quelle che ho trovato, perché molte sono andate perse, ovviamente. 71, 3 agosto 71. Qua il cinema funzionava praticamente da giugno a ottobre 70, questi sono del 70. Quelle che rimanevano qui venivano utilizzate per accendere il fuoco. Ovviamente, cose vecchie che dovevano fare. Qui era una cantina molto vecchia. Questi manifesti stavano in un grosso recipiente dove mio nonno faceva il vino, ok? Tutte queste. E mia zia, dovendo fare dei lavori, li portò nel giardino, quindi sotto la pioggia, ma c'erano migliaia di manifesti. Io un giorno, vedi qua, avevo 15 anni, mi misi una domenica a trovare questi manifesti, che la maggior parte erano roschiati dai topi, dall'umidità, e presi quelli che erano usati, che si erano conservati meglio. E ne presi circa 300. Mia mamma mi dice, ma devi fare questa carta vecchia, buttala. E invece fortunatamente. Io mi metto là. Voi ci fate pure la fotografia. Mamma mia, voi ricominciamo bene questo basto. Eh certo, E c'è è un film, è un film. Però per bene, però lo perché parlo per bene? Parlo come saccio parlare. A me non importa, a me il dialetto mi piace. Però eravamo molto più genuina di oggi, è vero? Si Si pagava facevano i un bel biscotti, si faceva un si organetto, facevano i poi belli, mi ricevi i dolcini a Natale. Poi si Però non mangiava mangiavo. una cosa Ma non No, più. prima si No. alla sera, pure in mezzo alle strade, si riunavamo parecchie delle donne, per esempio, si raccontavano, Si li raccontano raccontavano, di chi, si poi non si raccontavano. accendevano mai che li racconti, perché andavano e dicevano, gli anziani. Famoso fu un cantastorie di raccontastorie di Sabonis. Si chiamava Marcello Turco. Vedi come si rido. Questo Marcello teneva una capacità tale di coinvolgere tutte le persone che l'ascoltavano con racconti fantastici. E che raccontava? Mazza Maurizio è un fantasma. Le streghe, le janari, tutti questi Ed era racconti. bello, noi ci andavamo portando Questi racconti che i credito. bambini piccoli Ma quando gli ha messo Mariannina, ma quando a poi? Quando c'era Mariannina, Bruno di Muccio, un po' qua ci stava una stanza grande, ci sta. E allora, di Muccio, zio era la dottoressa di Muccio, fratello del padre,
proiettavano, facevano i teatri, sono però erano tutti, tutte persone locali, angeli, e facevano bello. Facevano bello però, E quello era il divertimento nostro. A Rucinma si faceva a Piedimonti, a noi ci mandavano a Rucinma a Piedimonti. Sì, no, attenzione. Qua si facevano continuamente teatri e spettacoli. Ma venivano ma le erano stati bene. Negli anni 60, quando aprima, gli anni... Dopo la sera. Ma quando eravamo paglioni, a noi ci facevano una sci. No, no. Ma perciò la gente di oggi è bella, che fanno tutto quello che vogliono. Si mettono in macchine, chi teneva la bicicletta era fortunato. Ci sapevo manco i colpi, che abbiamo manco imparato, io non fa bicicletta. Pari a destra e dispari a sinistra, avete notato? Ah, era un tipo preciso. Anche sì, quanti posti quindi ci stavano? Ma mi diceva mia mamma, erano anche 300 persone andavano qui, perché poi adesso, allora, adesso lo vedete così, perché non c'erano queste aiuole, non c'era nulla qui. Vedete qua, questi allora... Per fare come punto di riferimento questi due pilastrini qua, vedete questi qui? Sono quei due pilastrini là, vedete? Sono rimasti uno e due. Quindi la, arrivava fin qui la, diciamo, lo spettatore, arrivava fin qui. No. Poi non c'erano le... E poi diciamo tutti quelli che si arrampicavano, quelli che entravano senza biglietto, c'erano. Quel cancello dove ci sono quelli per tutti, uno sopra l'altro per vedere un po' le comparse. Allora facevano i cinema di... i primi cinema di Ercole, allora quelle comparse, quelle da 55 anni fa, i primi cinema di Ercole, cose, vedere tutte quelle cose stupende, apparati, quindi perché i soldi non ci stavano. Però questo terrazzo era praticamente come la galleria, c'erano altre sedie qua su, capito? Io ho una foto... allora... Forse è una fotografia di questa situazione, aspettate, voglio vedere se la trovo. Questo è mio nonno, questo forse sono io, forse. O io o mio fratello. L'ho fatto quasi preciso. Questo qui era un altro, mio nonno si era inventato un altro posto per... Perché qui metteva delle tavole e quindi si sedevano le persone qua. Era un altro posto. Sì, vedi? Questo sarebbe questo qua. 300 per poi erano più piccoli prima. Non avevano bisogno di stare là. Qui tutte le case del paese... Non a caso fanno queste cose nei giardini. Questo era un giardino, a tutti gli effetti. Io non lo ricordo perché quando sono nato già era cinema. Però era giardino, qui c'era una fontana, per cui qui c'era un corso d'acqua all'interno. Cioè tutti i giardini di San Potito hanno un corso d'acqua, perché sì. Il paese è pieno d'acqua. Viene chiamata la penna d'acqua. È la penna d'acqua. Infatti lì c'è lo scarico dell'acqua, è rimasto quello, Quello è rimasto, perché poi alla pendenza va lì. E qui venivano coltivati gli ortaggi. Poi là sotto c'era il pollaio, questo me lo ricordo, ed è rimasto un buco, ma c'era il pollaio. Quindi sì, c'erano le galline. Poi negli anni 40 è diventato cinema e adesso è diventato Hortus Conclusus. Ecco, questa è una trasformazione. E allora che su oggi stasera è bucconica. Stasera stanno lì dove? Non ce ne vogliamo, stiamo. Quando ti pongo la messa qui. Vabbè, se del tempo con gli amici in generale, cioè il posto è relativo, insomma. Cosa che ti fa veramente divertire? Ah, bene. Comunque stare con i miei amici, passare il tempo libero comunque in compagnia è sempre positivo. Ma già posso iniziare? Sì. Ah, ok. Allora, a me per divertirmi mi piace, stare con gli amici, sorridere con gli altri, giocare, non lo so. A me per divertirmi piace uscire, guardare film, stare col mio ragazzo, non lo so, ascoltare la musica, guardare la TV. Stare insieme ai miei amici, giocare a pallone, ogni attimo di vita è buono per divertirsi. Per divertirci siamo con gli amici, passiamo il tempo fra noi, parlando, chiacchierando, scherzando. Come potrei iniziare? A me piace stare con gli amici, tipo con lei, e andare a ballare, basta. Invece a me piace disegnare, stare con gli amici ed uscire.